Ogni cane, anche se appartiene ad una razza iperselezionata dall'uomo, ha in sé un antico retaggio che lo fa sentire ancora lupo, ossia animale sociale che vive in una struttura ordinata gerarchicamente. Ogni cane ha quindi l'esigenza di trovare nel padrone un capobranco, una guida ferma e sicura che sappia educarlo ed insegnargli a svolgere i suoi compiti. Senza questa figura guida, il cane, specie se è giovane, si sente confuso e sperduto. Ecco perché ogni cane dovrebbe essere addestrato, dal figlio di campioni con eccezionale pedigree, al trovatello di razza a fantasia. Naturalmente non tutti i cani potranno svolgere gli stessi compiti. Sarebbe del tutto assurdo addestrare uno Yorkshire da difesa o un Doberman da caccia. Le basi dell'obbedienza, che esamineremo in questo video, sono però comuni a tutte le razze e propedeutiche ad ogni possibile specializzazione canina. Per praticità vi mostreremo il programma eseguito con cani adulti. Ricordiamo però che è meglio cominciare a lavorare con soggetti giovanissimi, anche di 2-3 mesi. Il cucciolo è un allievo pronto, attento e felice di imparare. L'importante è che il lavoro si svolga sempre sotto forma di gioco divertente e non diventi mai una coercizione o, peggio, un'ossessione. Questo vale anche per i soggetti più maturi. L'addestramento moderno è gioco, è collaborazione, è vero e proprio dialogo tra cane e uomo. Da un cucciolone o da un adulto potremo però pretendere maggiore concentrazione e accuratezza nell'esecuzione degli esercizi, mentre il cucciolo è ancora un bambino da cui non dovremo pretendere prestazioni eccezionali. Ripetiamo però che è bene cominciare questo programma col cucciolo, perché le basi dell'obbedienza equivalgono un po' alle scuole elementari dell'addestramento canino ed è giusto frequentarle in tenera età. In questo modo, verso l'anno di vita, il cane avrà già imparato l'ABC e potrà dedicarsi alle scuole superiori, ossia alle specializzazioni utilitaristiche più elevate. Condotta al guinzaglio e seduto. In questo esercizio, il cane deve camminare al fianco sinistro del conduttore, con la spalla a livello del suo ginocchio. Inoltre, deve sedersi al fianco del conduttore ogni volta che questi si ferma e deve seguirlo con la stessa naturalezza a passo normale, lento o di corsa. Importante, la condotta al guinzaglio è un esercizio di lavoro che non va confuso con la passeggiata al guinzaglio. Quando si va a passeggio, il cane deve essere lasciato abbastanza libero di annusare, guardarsi intorno, distrarsi e così via. Durante la condotta, invece, dovrà concentrare tutta la sua attenzione sul conduttore. Gli strumenti necessari sono un collare a strangolo di catena e un guinzaglione lungo almeno 1,5 metri. Se il cane è cucciolo o di taglia molto piccola, il collare a strangolo potrà essere sostituito da un collarino di cuoio o nylon. Non si devono mai usare guinzagli corti o, peggio, maniglioni, che ci illudono di avere maggior controllo sul cane, ma che in realtà gli impediscono di comprendere i nostri ordini e finiscono per insegnargli a tirare. Per le prime sedute è bene cercare un posto privo di distrazioni, possibilmente un campo o un prato abbastanza spazioso. Bisogna mettere il collare nel modo giusto. Prima di infilarlo dovremo disporlo in modo che noi, da dietro, vediamo una P. Poniamoci col cane al nostro fianco sinistro, tenendo però il guinzaglio nella mano destra. Diamo l'ordine piede o Fuß se preferiamo il tedesco. E cominciamo a camminare a passo normale, accentuando appena il bilanciamento delle braccia per dare al cane l'impressione di un ritmo da seguire. La nostra mano sinistra, libera, ci servirà per accarezzare il cane sul collo e per correggere i suoi spostamenti dalla giusta posizione. Ogni volta che il cane si sposta, diamo l'ordine piede e invitiamolo a tornare vicino a noi. Quando cammina nella posizione corretta, accarezziamolo. Le prime lezioni dovranno limitarsi a questo e non dovranno durare più di 5-10 minuti. Il cane comincerà ben presto a camminare in modo corretto, perché sa che quella è la posizione in cui riceve carezze e complimenti. Dopo qualche lezione, cominceremo a dare leggerissimi colpetti sul collare, sempre col guinzaglio tenuto nella mano destra. Non deve trattarsi di strappi, ma di colpettini di richiamo, tesi a mantenere viva l'attenzione del cane. Appena il cane ha imparato a camminare bene in linea retta, cominceremo ad effettuare svolte e cambi di direzione. Quello che state osservando in questo momento è il modo corretto di eseguire un dietro front.
Almeno un passo prima di qualsiasi cambio di direzione, dovremo sempre dare l'ordine piede, in modo che il cane ci presti attenzione e si prepari per tempo. Quando il cane ha imparato a camminare in modo corretto a passo normale, cominceremo sempre procedendo per gradi a cambiare andatura, rallentando o correndo. È bene evitare di confondere il cane con passaggi troppo bruschi. Percorriamo un breve tratto di corsa, poi torniamo al passo normale, poi rallentiamo e così via.